Benvenuto a tutti. In questo video scopriremo quanto è forte l'amore di Fekeli per Hunkar e come lui lo trasformi in poesia. Fekeli finalmente ha modo di esprimere a Hunkar i suoi sentimenti repressi per così tanto tempo e l'accompagna in un luogo che per lui è magico e che ha assorbito tutti i suoi dolori, i suoi pianti e le sue tristezze, che non poteva di certo manifestare con nessuno. E comincia così a parlare ad Hunkar. Ma che tranquillità in questo luogo, si respira bene e siamo così lontani da ciò che ci ferisce. È così che tutto è dentro di sé, la fonte della felicità è dentro di noi. Se la nostra anima vuole avere la pace, la cercherà, altrimenti la nostra anima si riempirà di tristezza. Conosco perfettamente il cielo e l'inferno di questo luogo, Hunkar, perché ho avuto modo di vedere i miei figli ridere, ma anche piangere qua. E poi questo posto a volte si è trasformato nel mio paradiso ed altre volte nel mio inferno. Dipendeva da come fosse il mio umore. Molte volte non capisci più nulla dentro di te. Vengo in questo posto da quando mi sono innamorato follemente di te, Hunkar. A volte ho gridato agli alberi, altre volte piangevo. Ho versato il mio cuore in queste rocce e ho gridato, forte con loro. A volte sto zitto, oppure parlo nel vuoto e urlo in silenzio. E poi rimango qui, in piedi, e guardo il cielo lentamente. E a volte io mi sento nessuno. Resto qui, senza muovermi. Oppure mi siedo accanto agli alberi che hanno vissuto il mio dolore insieme a me. Hunkar a quel punto gli dice che quello che lui le sta dicendo la fa soffrire e Fekeli la rassicura dicendole: No, no, non ti ho portato qui per farti stare male e mi scuso con te, ma volevo solo farti vedere il posto dove sono stato con te, ma al tempo stesso senza di te. Ok. Voglio mostrarti una cosa ora, per favore, seguimi. Ali Rahmed Hunkar. Quando ho sentito che stavi per sposare Adnan Yaman, sono venuto qui. Non puoi immaginare l'angoscia e il dolore che potevo sentire. Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi. Mi sentivo distrutto, come se stessi cadendo a pezzi dentro la mia anima era completamente oscurata. Ma il fuoco dell'amore per te continuava ad ardere dentro di me. Non riuscii a dire niente a nessuno, anche se so benissimo che anche se avessi aperto il mio cuore a qualcuno, di certo non avrebbe capito nulla. E soprattutto, a cosa sarebbe servito dirlo a qualcuno quando l'unica persona a cui io desideravo dirlo veramente non avrebbe mai potuto ascoltarmi? Sono rimasto lì. Come se quello che stavo realmente vivendo fosse un film che mi scorreva davanti. Ho sentito un'enorme impotenza. E in mano avevo la poesia della vita. E quando i miei occhi incontrarono i tuoi, questa è stata la mia tragedia. Ho pianto. Gli alberi mi hanno deriso come uccelli che volano nel cielo. Ed il vento che soffiava e tu hai sbattuto gli occhi e mi hai guardato. Il mio corpo è diventato tutto gelido ed ho tremato e questa è stata la mia tragedia ed ho pianto. Questo è tutto. Già che non potevo scrivere il mio amore nel tuo cuore, così ho deciso di immortalarlo sul tronco di questo albero, a vita. E quando ho finito e ho letto i nostri nomi, mi sono accorto che stavo vivendo una tragedia, che non avrei mai potuto unire i nostri nomi nella vita ed ho sofferto molto. E anche lì ho pianto. E ora andiamo. Seguimi, andiamo a scoprire. Tu non devi avere paura quando sei con me, anche se vedi che sta arrivando questo terribile temporale. Ma tu sei al sicuro perché ci sono io a difenderti. E anche se ti spaventi per questo tronco che ci sbarra la strada davanti, non preoccuparti. Io risolverò il problema per te e ti proteggerò. Tu sei con me e non ti succederà mai niente. Anche se questo tronco ci bloccherà la strada, noi insieme troveremo un'altra soluzione. Anche se sta iniziando a piovere e mi sembra sarà un temporale enorme.
Finalmente trovano un rifugio dove proteggersi, poiché il temporale è veramente forte. Nello scendere dall'auto si bagnano tutti e sono fradici, ma Fekeli si premura di coprire Unkar prima con la sua giacca e poi, appena dentro il rifugio, le dà subito delle coperte per potersi asciugare e riscaldarsi un po', mentre lui provvede ad accendere il fuoco, rendendo così il rifugio un pochettino più tiepido. E dopo, quando si sarà scaldata anche la stufa, prepararsi un buon tè da consumare tranquillamente con Unkar. La donna si rallegra di poter avere la testa sotto un tetto, visto la tempesta che si sta scatenando fuori dal rifugio. Fekeli è felicissimo di questo momento, da solo con Unkar, ed esce per approvvigionarsi di qualche cibo per rendere il loro soggiorno in quella casa ancora più piacevole. Rientra poco dopo, completamente maserato, e Unkar gli offre un foulard che Fekeli conservava da moltissimo tempo perché era impregnato del suo odore. E quando Unkar glielo porge, lui le dice che non potrà mai usare quel foulard perché cancellerebbe il suo profumo ed il suo eterno desiderio di lei. E lui proprio non vuole questo. Il mio cuore, dice Fekeli, sta aspettando questa pioggia da 40 anni, come la terra quando è arida. Ma ne vale la pena, è una gran notte, molto speciale. Poi Unkar gli chiede dove ha trovato quel cibo. E lui le fa notare che lui è nato Kukurova, che conosce tutti, ed ogni porta che lui bussa troverà sempre qualcuno che è disposto a condividere il suo cibo con lui, non solo un pezzo di pane, e anche altro, naturalmente, olive, formaggio, un po' di tutto. Poi la fa sedere perché lui desidera che lei si senta come una regina e lui la deve servire in tutto. Lui deve intrattenere la sua ospite e le offre il tè, che nel frattempo è diventato caldo ed è pronto per essere sorseggiato. Poi si toglie anche lui la giacca, che è completamente bagnata, per completare quel momento così unico e aspettato da così molto tempo. Si rende conto che manca ancora qualche cosa, una cosa molto piccola ma che riempirà la stanza. Prende una radiolina e l'accende per lasciare che la musica li accompagni durante tutta la notte insieme. Le anticipazioni finiscono qui, ma tu ricordati di iscriverti al canale e regalarci un tuo like per supportarci. Al prossimo video!